Un saluto dall'autodromo internazionale del Mugello, siamo pronti a vivere la seconda combattutissima gara dell'appuntamento di oggi, quarto appuntamento del Mini Challenge 2013. Questa mattina gara divertentissima, dominata da Nicola Baldan che torna alla vittoria, che fa sua la quarta gara dell'anno, insidiato per tutta la gara senza però successo da Salvatore Tavano. E quindi siamo pronti a seguire lo schieramento di partenza. Vetture, come da regolamento di altri campionati, si invertono le prime 8 posizioni in gara 2 rispetto al risultato di gara 1. Quindi vedremo partire in pole position Gianluca Calcagni, dato che il suo compagno Fulvio Ferri è arrivato 8º. Seconda posizione Niccolò Mercatali, in virtù della 7ª posizione di gara 1. Terza posizione per Gianluca Carboni, in virtù della 6ª di gara 1, Nicola Crocioni, 4ª posizione in virtù della 5ª di gara 1, e poi ancora Stefano Comandini in 5ª, Francesca Linossi in 6ª, che appunto ha fatto il podio, il 3º posto in gara 1, e poi appunto Salvatore Tavano in 7ª per la piazza d'onore in gara 1, e il vincitore di gara 1 Nicola Baldan in 8ª posizione. A seguire in 9ª posizione troveremo Edwino Menapace, in 10ª Matteo Leone, in 11ª Stefania Grassetto, in 12ª Mario Piva, in 13ª Maurizio Piatesi, in 14ª Nicola Lando, in 15ª Ivan Tramontozzi, sfortunato in gara 1, in 16ª Samuele Baldan, lui ha avuto un problemino dovuto a una toccata su un cordolo molto dura che ha creato poi l'inserimento della protezione dell'iniezione elettronica, gli ha dato alcuni problemi. 17ª Francesco Fanari, 18ª non dovrebbe riuscire a prendere il via a causa di una rottura in gara 1 Alessandro Tolfo, in 19ª posizione dovrebbe prendere il via Lorenzo Nicoli. Ecco che siamo pronti appunto a fare il giro di ricognizione. Nel giro della prima gara, dicevamo, abbiamo avuto una bellissima prestazione di Samuele Baldan, che aveva fatto la pole position, è riuscito a partire in testa e poi si è inserito subito dalla 3ª posizione in 2ª, si è inserito Salvatore Tavano e poi ha provato senza successo ad attaccarlo per tutta la gara, rimanendo sempre a 3-4 decimi, ma Nicola Baldan è riuscito benissimo a tenere la testa fino in fondo e quindi è passato. Sono passati separati di soli 2 decimi dopo quasi mezz'ora di gara, quindi questo per farvi capire qual è stato il livello dello spettacolo. Dietro nelle posizioni dalla 3ª praticamente alla 10ª ci sono stati dei continui cambiamenti e rivolgimenti di posizione, delle battaglie divertentissime, si era creato praticamente un trenino ininterrotto dalla 5ª alla 11ª posizione, e anche per la 4ª posizione c'è stato un colpo di scena col contatto tra Comandini e Tramontozzi. Purtroppo Tramontozzi è finito fuori, ha rischiato anche di ribaltarsi, per fortuna questo non è successo, comunque per dire. E anche alla fine c'è stata praticamente una quasi volata tra Francesca Linossi e appunto Stefano Comandini, separati di 8 decimi tra la 3ª e la 4ª posizione. Francesca Linossi quindi continua, si conferma comunque in ottima forma dopo la vittoria del Red Bull Ring, qui ha colto appunto un nuovo podio. Stefano Comandini è l'ospite di questa gara, il pilota che occupa la vettura numero 1 che la Mini Italia assegna di volta in volta un ospite. Stefano Comandini è un pilota ufficiale della Roal nel italiano Gran Turismo, in questa gara ovviamente si è comportato davvero in maniera davvero eccellente, ha fatto un 5º posto in qualifica, in gara è partito un po' male, ha perso varie posizioni, poi è risalito fino alla 5ª posizione e poi alla 4ª e ha fatto segnare anche un giro più veloce davvero di altissimo livello, un 2.14 e 0.28, quindi sicuramente cercherà di partire meglio questa gara in cui parte dalla 5ª piazza ancora una volta, neanche farlo apposta, e cercherà di fare tesoro appunto di questa posizione di partenza per fare fin dall'inizio a lottare per la vittoria. Comunque, essendo il pilota ospite e trasparente fine del campione, dovesse vincere il secondo classificato, comunque prenderebbe i punti equivalenti dei punti per la vittoria. Vediamo inquadrata la vettura, abbiamo visto guidare il gruppo appunto la vettura di Gianluca Calcagni. Gianluca Calcagni e Fulvio Ferri sono i detentori del titolo e oltretutto ha vinto Calcagni la seconda gara di Franciacorta, e in questa gara appunto cercherà di fare meglio della prima, in cui purtroppo si è dovuto accontentare dell'8º posto. Stanno avendo qualche
difficoltà a capire il reale, a trovare il reale potenziale di questa vettura, che comunque assicura prestazioni davvero eccellenti. Qui in rettilineo si superano i 200 km/h, si va circa 205 qualcosina in più chilometri orari, e a Monza vedremo delle velocità ancora migliori in virtù ovviamente dei ancora maggiori allunghi dell'autodromo di Monza. Ma eccoci pronti a schierarci, quindi prima fila, occhio a Gianluca Calcagni, Nicolò Mercatali, immediatamente dietro di loro a Gianluca Carboni e Nicola Crocioni, tutti piloti in cerca di rivincite. Chi per un motivo, chi per l'altro, non sono riusciti finora a tirar fuori il loro reale potenziale. Eccoci quindi, la vettura bianca con il tricolore sul cofano e lungo la fiancata appunto è quella di Gianluca Calcagni, a suo fianco la vettura grigia molto elegante di Nicolò Mercatali, e poi immediatamente dietro la vettura rossa di Gianluca Carboni e la vettura nera di Nicola Crocioni. Abbiamo visto qui Lorenzo Nicoli col bulldog, che è il simbolo della Mini, ed è, siamo già alla partenza. Vediamo se Calcagni riesce a mantenere la prima posizione, sembra di sì, si accoda a Mercatali e lì dietro Mercatali tenta subito l'attacco esterno quando ci lanciamo verso la staccatona del San Donato. Sembra che è riuscito Mercatali a prendere la testa, sì, Mercatali riesce a prendere la testa davanti a Calcagni, e lì dietro Crocioni dovrebbe stare lottando ruota a ruota con Carboni per la terza posizione. Adesso dovrebbe avere la traiettoria migliore probabilmente Nicola Crocioni, ma Carboni resiste, e in questo momento Carboni si accoda in quarta posizione. Quinto sempre Comandini, mentre ha tentato il blitz sull'esterno Nicola Baldan, ma non è riuscito, non ha avuto fortuna in questo comunque tentativo originale. In gara 1 invece abbiamo avuto un bellissimo sorpasso esterno di Carboni proprio a San Donato, che è riuscito a beffare ben due avversari. Qui Mercatali tenta di prendere il largo e Calcagni cerca di tenere la sua scia, e Crocioni di dietro stanno già lasciando indietro di qualche metro Carboni e uno scatenato Comandini lì dietro. Carboni in questo momento proprio in quarta posizione si trova dietro sia con il Comandini, che ha fatto il giro più veloce in gara 1, sia il vincitore di gara 1 appunto Nicola Baldan. Eccoci che proprio la regia va a seguire la lotta tra Comandini e Carboni, mentre lì davanti vediamo che prova Calcagni a ripassare Mercatali. Eccoli uno in scia all'altro, Mercatali, Calcagni e Crocioni, mentre lì dietro prova Comandini ad affiancarsi a Carboni e dovrebbe essere riuscito, sì, si riesce a passare Carboni, quindi Comandini si porta in quarta posizione, probabilmente cercherà subito di andare a ricongiungersi col trio di testa. Trio di testa, cerchiamo di capire, sì, proseguono nello stesso ordine. Per un attimo mi era sembrata la vettura di Calcagni, non l'avevo vista perché era stata nascosta dalle due vetture grigie che si trovano davanti e dietro. Qui vediamo Tavano sembra aver perso qualche posizione, lo vediamo abbastanza attardato e probabilmente quindi non è partito benissimo. Aspettiamo il riordino adesso al passaggio sul rettilineo dei box, con Mercatali che cerca di togliere la scia a Calcagni. Attenzione, Nicoli va a sbattere contro il muro all'esterno sul rettilineo dei box, non capiamo se si è toccato con qualcuno. Davvero strana questa uscita. Sei fatto che lì davanti c'è l'attacco di Calcagni, e riesce, attacco esterno da San Donato, ottima mossa di Calcagni su Mercatali, davvero ottima mossa, mentre Comandini ha già ripreso Crocioni, è già terzo Comandini, quindi ci aspettiamo tra poco una battaglia apertissima. Qui vediamo qualche problema per Stefania Grassetto, probabilmente stata toccata da qualche avversario e l'abbiamo vista uscire molto larga ed è in lotta con Tramontozzi, che sta risalendo alle ultime posizioni. Qui vediamo Carboni che invece deve cercare di tenersi dietro anche Nicola Baldan, lo scatenato Nicola Baldan, e quindi lì davanti è Calcagni che guida su Mercatali, Comandini e Crocioni, mentre dietro vediamo Carboni che tenta di difendersi dall'attacco interno di Nicola Baldan. Adesso traiettoria migliore per Carboni, e Baldan bussa perché lì dietro anche un altro pilota che lo insidia e sta rinvenendo Tavano. Tavano era passato in nona posizione sul rettilineo dei box, adesso
sta rinvenendo pian piano, mentre appunto abbiamo visto Comandini che si è liberato anche di Mercatali per la seconda posizione, quindi fra poco avremo la lotta aperta tra Calcagni e Comandini per la vittoria. Ecco Comandini con la vettura tricolore, attenzione, altra botta, cerchiamo di capire di chi si tratta, sembra il numero 16. Non riusciamo a capire di chi si tratta, è una vettura nera, non riusciamo a capire di chi si tratta e purtroppo un'altra vettura che finisce pesantemente contro le barriere. E in questo momento vediamo come Comandini scatenato si sta già avvicinando a Calcagni. E ripetiamo, comunque Comandini, avevamo già detto, trasparente ai fini della classifica, quindi Calcagni potrebbe benissimo lasciarlo passare perché appunto è trasparente ai fini del campionato, si porterebbe comunque a casa tutti i punti attribuiti per la vittoria. In ogni caso Calcagni chiude in testa il secondo giro davanti a Comandini, Morcatali, Crocioni e appunto a Nicola Baldan, che nel frattempo è riuscito a passare Carboni per la quinta posizione, e anche ci sono riusciti anche Francesca Di Nossi e Salvatore Tavano, quindi probabilmente c'è stato un contatto che ha fatto perdere velocità a Carboni e ne hanno approfittato vari piloti. Ed ecco che appunto Comandini è già passato in testa, mentre fra poco ecco che stiamo per rivedere il contatto che ha messo fuori questa vettura. Dovrebbe trattarsi del numero 15, dovrebbe trattarsi di Leone, mentre qui vediamo invece anche il replay dell'uscita che ha messo fuori gioco anche Nicoli, quindi Leone e Nicoli purtroppo messi fuori gioco da due contatti che poi non siamo riusciti a capire se sono originati per contatti con altri avversari o con per qualche problema magari con le gomme o con altri dettagli tecnici. In ogni caso vediamo qui inquadrato il tram giallo di Nicola Baldan che cerca di riprendere il treno dei quattro fuggitivi e si traina dietro Francesca Linossi e Salvatore Tavano, quindi questi tre sicuramente fra poco o molto probabilmente li vedremo andare a unirsi ai primi quattro e si aprirà una lotta a sette per la vittoria probabilmente. Vediamo Carboni in questo momento in ottava posizione che si deve difendere dal ritorno di Samuele Baldan. Samuele Baldan appunto messo fuori gioco da un piccolo problema meccanico intervenuto a causa di un cordolo preso troppo violentemente. È partito dal fondo ma sta risalendo davvero in maniera davvero velocissima. Era davvero soddisfatto di come stava andando la macchina come performance generale ed era caricatissimo in vista di una seconda gara in cui sarebbe partito in fondo ma in grado di andare a riprendere subito la lotta per la vittoria. Eccoci che andiamo a chiudere il terzo giro, quindi andiamo a valutare i distacchi che vedono 7 decimi tra Comandini e Calcagni, immediatamente dietro nel canale di Crocioni e Baldan si trova in questo momento a appunto un secondo e qualcosa da Crocioni, un secondo e due Crocioni, e quindi praticamente cerca davvero di riattaccarsi al trenino. E qui vediamo anche Ivan Tramontozzi ha il suo bel da fare a risalire dal fondo e adesso è passato in undicesima posizione al passaggio sul traguardo, adesso vedremo se ha già recuperato ulteriori posizioni. Comunque in ogni caso bella gara da parte di Gianluca Calcagni che mantiene il contatto con lo scatenato Stefano Comandini e non ha particolari problemi, finora non ha avuto particolari problemi a tenersi dietro Niccolò Mercatali che in questo momento prosegue in terza posizione. Poi appunto troviamo Nicola Crocioni e Samuele Baldan, vedi come possiamo vedere il tram giallo di Samuele Baldan, la vettura della Mini Milano pitturata come uno dei simboli della città di Milano, appunto il tram si sta riportando sotto e ormai si è riunita a questo trenino di vetture. Molto spettacolare l'uscita dell'arrabbiata, vediamo come i piloti sono bravissimi a far scivolare le vetture su tutte e quattro le ruote. Ovviamente in gran parte si tende a utilizzare le due gomme nuove sull'asse anteriore perché è quello più sollecitato, sia l'asse sterzante che l'asse motore, e comunque non è un particolare problema se le ruote dietro sono particolarmente usurate perché appunto, anzi, l'ideale è cercare di far scivolare quanto più possibile il posteriore per facilitare l'ingresso in curva e anche l'uscita il più veloce possibile dalle curve. Qui è
siamo su uno dei circuiti per i master della guida, uno dei circuiti più divertenti, più tecnici del mondo, e qui è solo chi emerge qui sono solo i migliori. E qui Stefano Comandini sta davvero, non sta sbagliando niente, vuole in tutti i modi fare ancora meglio di gara 1. Dovrebbe aver già migliorato il miglior tempo di gara 1. In gara 1 aveva fatto un 2.14.028, adesso ha fatto già un 2.13.2, quindi ha già migliorato di 8 decimi il suo miglior tempo di gara 1. In questo momento quindi guida con un secondo e tre su Calcagni, punto Mercatali, Crocioni e Baldan in questo momento a mezzo secondo da Crocioni, quindi fra poco si aprirà la lotta, mentre qui è lotta aperta tra Montozzi e Samuele Baldan, l'altro Baldan, e vediamo che Tramontozzi è riuscito a passare Baldan per la nona posizione, quindi in questo momento li vediamo in lotta per la nona posizione. Davanti a loro c'è ancora Gianluca Carboni in ottava, quindi fra poco Tramontozzi potrebbe andare a insidiare l'ottava posizione di Gianluca Carboni. Davvero anche Tramontozzi sta dimostrando delle grandissime qualità. E lì dietro vediamo Nicolò Mercatali che cerca di riportarsi su Gianluca Calcagni, quindi sente il fiato sul collo del dominatore Nicola Baldan di Crocioni, quindi decide di tirar fuori il tutto per tutto, andare a insidiare la seconda posizione appunto di Gianluca Calcagni. E infatti vediamo che la regia ci fa subito vedere il distacco di 7 decimi in questo momento tra i due piloti che stanno lottando per la seconda posizione, mentre lì dietro Nicola Baldan cerca di farsi vedere negli specchietti di Crocioni, dell'altro Nicola, per vedere se riesce a trovare lo spiraglio per attaccare la quarta posizione di Crocioni. Comunque vediamo che per il momento Crocioni riesce abbastanza tranquillamente a chiudere le sue traiettorie in modo ideale, non sta ancora facendo delle traiettorie difensive, e quindi perché comunque c'è ancora qualche centimetro, mentre questo centimetro sta venendo meno proprio in questo momento. Prende la scia Nicola Baldan, tenta l'attacco interno, vediamo se ci riesce. E sì, riesce l'attacco interno di Baldan. Siamo alla bucine, quindi stiamo per chiudere il quinto giro, infatti siamo alla bucine, ma Crocioni si accoda subito dietro e tenterà di prendere la scia di Baldan e quindi tenterà di ripassarlo. E lì davanti è anche lotta per la seconda posizione tra Calcagni e Mercatali, perché abbiamo visto un Mercatali attaccato, infatti Mercatali attaccato a Calcagni, tenta l'attacco esterno e Calcagni tra l'altro intelligentemente non va a cercare la traiettoria più stretta possibile e quindi comunque lascia sull'esterno l'avversario, ma non va a rallentare troppo la sua andatura. Quindi davvero questa è davvero una mossa di esperienza da parte di quello che è, insieme al compagno Fulvio Ferri, il campione in carica del campionato. Quindi andiamo, deve aspettare quindi probabilmente un altro giro Mercatali per riportare l'attacco. Comunque davvero ottima la prestazione anche da parte di Nicolò Mercatali, che man mano sta migliorando le sue prestazioni, sta crescendo man mano con le sue prestazioni. Lì dietro vediamo il gruppo di piloti che cercano di ricongiungersi a Crocioni e Baldan, e parliamo soprattutto appunto di Francesca Linossi e di Salvatore Tavano, che stanno correndo in maniera davvero molto spettacolare entrambi. Vediamo Francesca Linossi che sta proprio mettendo nel mirino la vettura di Crocioni, e lì dietro molto molto spettacolare Salvatore Tavano, esce molto largo, sfrutta il più possibile lo spazio verde all'esterno dei cordoli proprio per tirar fuori la massima velocità possibile in uscita di curva. E quindi Francesca deve da un lato portare l'attacco a Crocioni, dall'altro stare molto attenta, perché Tavano, altro vecchio volpone, uno che ha grande esperienza, dicevamo anche in gara 1, sia nel Mondiale Turismo sia in innumerevoli, non me ne voglia, però nonostante sia ancora un giovane pilota, ha una sfilza di vittorie sia nei monomarca che nei campionati italiani turismo. E qui appunto Francesca Linossi rompe gli indugi e prova l'attacco almeno a farsi vedere da Crocioni. E torniamo sul rettilineo dei box, e quindi fra poco probabilmente li vedremo aprirsi a ventaglio sia Crocioni che Francesca, mentre appunto Mercatali a sua volta deve guardarsi alle spalle dall'arrivo di Nicola Baldan, quindi
Adesso vedremo sei vetture praticamente presentarsi una in scia all'altra. Ancora una volta, e qui tenta l'attacco esterno Francesca Linossi su Crocioni. Crocioni scompone la vettura in ingresso di San Donato, ma riesce a inserirsi in maniera davvero molto efficace. Crocioni, ricordiamo, oltre pilota di esperienza, è anche istruttore di pilotaggio e ha dimostrato davvero una grandissima classe in questa occasione. E qui vediamo intanto Calcagni, che per il momento ha lasciato indietro Mercatali non è stato neanche in grado di portare l'attacco, e adesso si avvicina sempre più minaccioso alla sagoma gialla della Mini di Nicola Baldana. E qui invece Francesca Linossi, che è impaziente di portare l'attacco su Nicola Crocioni. Davvero un grandissimo spettacolo sta offrendo questa gara 2 dal Mugello del Mini Challenge. È un trio indiavolato, proprio quello di composto da Crocioni, Francesca Linossi e Salvatore Tavano, che a questo punto trova il contatto con la rossa vettura davanti a lui, e adesso tenterà probabilmente di sorprendere Francesca Linossi, la vincitrice di gara 2 Red Bull Ring, nonché dominatrice della classifica riservata alle ragazze, la Women on Wheels. E vediamo mentre lì davanti, e attenzione, Nicola Baldan porta l'attacco su Nicolò Mercatali e si porta in terza posizione Nicola Baldan, e ci sono ancora 9 minuti di gara in cui Nicola Baldan tenterà di andare anche ad attaccare Gianluca Calcagni, che nel frattempo approfitta della lotta dietro di lui per prendere qualche metro di vantaggio, di tranquillità. E lì dietro invece Crocioni tiene per il momento agevolmente dietro sia Francesca Linossi che Salvatore Tavano. E qui la regia prontamente ci fa rigustare l'ottimo attacco interno di Nicola Baldan. È grandissimo il feeling di questo pilota con la sua vettura. Nicola Baldan, Mercatali, altra posizione guadagnata da Nicola Baldan. E ci lanciamo a staccata San Donato, e Nicola Baldan tenta già l'attacco esterno su Gianluca Calcagni e ce la fa a chiudere ancora prima dell'ingresso in curva. E qui davvero sorpasso perentorio da parte di Nicola Baldan su Gianluca Calcagni, che adesso deve ridifendersi da Mercatali, che era lì ad aspettare proprio questo attacco per riportarsi sulla scia della bianca vettura tricolore della concessionaria automobile di Frosinone, che viene appunto portata in gara. In gara 1 è stata portata in gara da Fulvio Ferri, in gara 2 da Gianluca Calcagni. Eccoci, attenzione, c'è un colpo di scena, perché vediamo rallentare la vettura di Nicola Crocioni, quindi qualche problema tecnico per Nicola Crocioni, mentre la regia giustamente ci fa vedere il perentorio sorpasso di Baldan, che si affianca fino all'ultimo metro della staccata e poi chiude tranquillamente, si fa sempre per dire, la traiettoria, si inserisce già in inserimento in curva di San Donato davanti a Gianluca Calcagni. E qui vediamo rientrare la vettura di Nicola Crocioni, dovrebbe trattarsi, che rientra ai box, infatti la numero 12, cioè proprio la vettura di Nicola Crocioni. Quindi colpo di scena, Crocioni si stava tenendo dietro sia Francesca Linossi che Salvatore Tavano. Adesso Salvatore Tavano e Francesca Linossi hanno strada spianata per andare a riprendere il trenino in lotta per la seconda posizione. E quindi in questo momento, andando a riepilogare, Stefano Comandini sta guidando agevolmente con 3 secondi e 7 di vantaggio su secondo. In questo momento è diventato Calcagni. Secondo in questo momento è diventato Nicola Baldan, e terza posizione per Gianluca Calcagni, stiamo ripassando in questo momento, quarta per Nicolò Mercatali, quinta per Francesca Linossi e sesta per Salvatore Tavano. E la regia va a inquadrare la lotta per la terza posizione, perché appunto vediamo inquadrato la vettura in seconda posizione di Nicola Baldan e la terza, e qui la regia va sul leader, che è appunto Stefano Comandini, che appunto sta guidando per il momento indisturbato. E qui è lotta tra Samuele Baldan ed Edwino Menapace. Stiamo nei dintorni della decima posizione, stiamo lottando per la decima posizione. Tenta l'attacco esterno Menapace, ma alla San Donato, ma non riesce, però prova a incrociare la traiettoria. Niente da fare, dietro di loro arriva di gran carriera, mentre
tenta e si toccano, entra duro Menapace e la fa uscire fuori Baldan, ma poi escono entrambi, sia Menapace che l'altro pilota che seguiva, che cerchiamo di capire, Francesco Fanari, e in questo caso riesce a rimanere davanti Menapace, non è il caso di Fanari, quindi Baldan cede una posizione solo a Menapace, adesso proverà a riportarsi, ripeto, stiamo lottando per la nona e decima posizione. Eccoci qui che stiamo seguendo proprio questa lotta a tre, stiamo con Menapace con la vettura gialla appunto e con le ruote sporche di sabbia, e va ancora larghissimo, evidentemente è davvero a zero con le gomme, ormai hanno le gomme, stanno chiedendo pietà, stanno arrivando al limite della loro durata, e lì dietro Francesco Fanari cerca di approfittare della lotta e delle difficoltà dei suoi diretti avversari, che stiamo continuando a seguire perché è davvero una lotta divertentissima. Già danno spettacolo queste gare fantastiche della mini challenge, ma oltretutto alcuni piloti si impegnano a dare ancora più spettacolo. Eccoci che mancano, siamo meno di 5 minuti al termine, poi ci sarà un ulteriore giro e vediamo, la regia fa inquadratura largo per farci apprezzare il vantaggio, che in questo momento è ben di 4 secondi e mezzo, anzi potrebbe essere aumentato 5 secondi e 3, il vantaggio di Stefano Comandini su Nicola Baldan. Dietro Gianluca Calcagni è sempre terzo con Nicolò Melcatali che tenta ancora una volta di riportare l'attacco, mentre Salvatore Tavano è riuscito a passare Francesca Linossi per la quinta posizione, e qui Francesca Linossi tenta l'attacco esterno in staccata di San Donato, niente da fare, può provare però a incrociare la traiettoria. In ogni caso lì davanti Gianluca Calcagni comunque è rimasto molto vicino a Nicola Baldan, non è escluso che Gianluca Calcagni possa poi avere la possibilità di riportarsi sul diretto avversario, evidentemente anche Nicola Baldan sta chiedendo davvero gli ultimi sforzi alle sue coperture. Ed eccoli qui che si uno in scia all'altro, appunto Nicola Baldan, Gianluca Calcagni e Nicolò Mercatali. Eccoli che danzano fra le curve di questo fantastico circuito. Ed ecco infatti la regia che ci fa notare come sono solo mezzo secondo a dividere i due. Infatti vediamo, esce molto largo Nicola Baldan, quindi effettivamente anche Nicola Baldan ormai è arrivato al limite con le gomme, e a questo punto Gianluca Calcagni potrebbe approfittarne per riportarsi e insidiare la seconda posizione assoluta. Eccoli proprio che continuano, e infatti si fa già vedere Calcagni negli specchietti di Nicola Baldan, si fa già vedere Calcagni, e probabilmente fra poco sarà in grado di portare l'attacco al diretto avversario. Ecco, traiettoria già differente, prova già a verificare se ci sono degli spiragli. Anche qui esce molto più sporco, tra virgolette, molto meno pulito Nicola Baldan, e lì dietro Calcagni staccata, impiccata alla bucine, mette in difficoltà il retrotreno della sua vettura, mentre Mercatali sta perdendo qualcosina, quindi si riapre la lotta per la seconda posizione. Vedremo il passaggio e i tempi che segneranno Baldan e Calcagni, aspettiamo il passaggio sul rettilineo dei box, e quindi ha segnato un giro, infatti ha girato 2 decimi più forte Calcagni, e già tenta la staccatona alla San Donato, proverà l'incrocio di traiettoria, vediamo se ci riesce, no, tenta la traiettoria esterna, ma Nicola Baldan tiene d'occhio lo specchietto retrovisore e non lascia lo spazio a Calcagni per portare l'attacco. Ormai Calcagni è lì sulla scia di Nicola Baldan, ancora una volta Nicola Baldan esce molto meno pulito, quindi probabilmente, come dicevamo, l'impressione che avevamo avuta, Calcagni ha le gomme leggermente tra virgolette più riposate, e quindi riesce a tenere sempre la scia di quello che finora è stato il dominatore di campionato con 4 vittorie. Comunque Calcagni ha già una preda nel suo carniere, vale a dire la vittoria in gara 2 a Franciacorta, succedendo proprio, ed è stato il primo a rompere il dominio proprio di Nicola Baldan, quindi
eccoli ancora una volta, esce sempre larghissimo Nicola Baldan e cerca Mercatali di riportarsi sui loro, mentre vediamo come Salvatore Tavano ha dato qualche metro di distacco a Francesco Aninonzi, quindi Tavano per il momento è abbastanza indisturbato in quinta posizione, mentre abbiamo visto un'uscita rallistica di Nicola Lando in questo momento in tredicesima posizione davanti a Stefania Grassetto. Ed ecco qui che infatti Mercatali si è riportato su Gianluca Calcagni, quindi si sta per aprire una lotta a tre per la seconda posizione tra Nicola Baldan, Gianluca Calcagni e Nicolò Mercatali. Eccoli, spettacolarissimi, e si sta avvicinando man mano la sagoma della bianca vettura di Salvatore Tavano, probabilmente non ce la farà tra questo giro e il successivo. Anche qui ci sarà il thriller, perché non sappiamo se verrà dato il prossimo come ultimo giro, avremo due giri, e se avremo due giri allora sicuramente ne succederanno di ogni colore. Ed eccoci che andiamo a chiudere il undicesimo giro, abbiamo chiuso l'undicesimo giro con Nicolò Mercatali che tenta di infilarsi all'interno e quindi è costretto a cambiare linea Calcagni per evitare che Mercatali si inserisse all'interno, e Mercatali bussa per vedere se Calcagni apre la porta, ma niente da fare, deve provare col citofono, mentre lì davanti ne approfitta Nicola Baldan per prendere qualche metro, e lì dietro ne approfitta anche Salvatore Tavano per riprendere contatto, quindi stiamo per assistere a una lotta a 4 per la seconda posizione tra Nicola Baldan, Gianluca Calcagni, Nicolò Mercatali e Salvatore Tavano. Eccoli, uno nella scia dell'altro, ed esce ancora una volta spettacolarissimo Nicola Baldan e tenta di riprendere la scia Gianluca Calcagni. Abbiamo questo e un altro giro a disposizione, e quindi ancora tutto da giocarsi. Mercatali a sua volta cerca di rimanere attaccato a traino della vettura tricolore, della vettura dei campioni in carica, perché lì dietro si avvicina il siciliano volante, si avvicina Salvatore Tavano. Eccoli, spettacolarissimo, si fa spettacolare anche la guida di Gianluca Calcagni. Eccoli che affrontano uno degli innumerevoli destra-sinistra dell'autodromo del Mugello, e ancora una volta non riesce Nicola Baldan ad allontanarsi, mentre Mercatali si fa vedere negli specchietti di Calcagni. E affrontiamo curva in discesa, dovremmo essere al correntaio, e vediamo che è un trenino compatto. Mercatali ci prova ancora a farsi vedere all'esterno, interno, quando ci avviciniamo. Adesso siamo alla staccata della Bucine, si inserisce all'interno Nicolò Mercatali, deve stare attento Calcagni perché potrebbero toccarsi, e lascia passare Mercatali. A questo punto si affianca anche Salvatore Tavano, ma la scia l'ha presa Calcagni, quindi Calcagni potrebbe tentare l'attacco interno alla San Donato. Lì a fianco Tavano che prova in qualche modo, ma probabilmente qualche centimetro indietro rispetto a Calcagni. Adesso si affianca Tavano, vediamo se tenterà di inserirsi. Staccatone al limite, impiccatissimo Tavano, ce la fa a inserirsi davanti a Calcagni. Calcagni tenta di resistere, proverà l'incrocio di traiettoria. Tavano chiude strettissimo sul cordolo interno e si lascia dietro Gianluca Calcagni. Adesso Tavano chissà se tenterà di riportarsi su Baldan, ma lo stesso Mercatali prova a riportarsi su Nicola Baldan. Lo vediamo che sta prendendo la scia, Mercatali caricatissimo, vuole tentare l'impresa, vuole andare a prendere Nicola Baldan, e lì dietro giganteggia nello specchietto la bianca sagoma della mini del team di Gianni Giudici, su cui corre appunto Salvatore Tavano. E Baldan cerca di sfruttare in tutti i modi ogni centimetro di pista e anche oltre per tenersi dietro questo terzetto scatenato. Mercatali ci crede, spettacolarissima lo stile di guida di Nicolò Mercatali, e lì dietro come una calamita attaccato anche Salvatore Tavano. Ecco che ci prepariamo a vivere degli ultimi metri combattutissimi
E Mercatali è lì, vuole tentare il tutto per tutto, mentre Stefano Comandini è lontanissimo lì davanti, è passato 7 secondi e mezzo su Baldan. E vediamo Nicolò Baldan, appunto, Mercatali e Tavano, uno nella scia dell'altro, sicuramente succederà qualcosa, mentre siamo alla Bucine con Stefano Comandini, eccolo che va a prendere la bandiera a scacchi, vince gara 2 al Mugello, tira fuori la mano, vince Stefano Comandini, ma lì dietro e volatona 3, fa già i fari Baldan, ma deve stare attento perché Mercatali è lì nella scia, ma niente da fare, va a prendere la seconda posizione Nicola Baldan e poi Nicolo Mercatali, e nell'ordine Salvatore Tavano e Gianluca Calcagni. Grande gara di tutti questi piloti, ci hanno dato un grandissimo spettacolo. Chiude in sesta posizione Francesca Linossi, e poi vediamo passare, bella prestazione per quanto riguarda Tramontozzi, che risale fino alla settima davanti a Carboni, Menapace e Francesco Fanari. Questa la top ten con Stefano Comandini che va a prendere gli applausi del pubblico del Mugello. Questa volta non ha sbagliato niente, è partito in quinta posizione, non ha perso posizione al via, è risalito posizione dopo posizione, poi ha passato Calcagni che in quel momento era in testa ed è volato via. Davvero grande classe, grande stile per questo che è un pilota che vediamo correre regolarmente nel campionato italiano GT con la BMW Z4 della Roal. Ed ecco appunto che si rientra i box col secondo classificato Nicola Baldan, e poi dietro di lui appunto Nicolò Mercatali. Gran bella gara di Nicolò Mercatali, che dicevamo migliora gara dopo gara le sue prestazioni, e poi appunto con Salvatore Tavano sempre efficace, e poi appunto un Gianluca Calcagni che davvero ha fatto una grande prestazione. Stanno lottando con cercando di migliorare in tutti i modi il setup per tornare a livello dei migliori già in qualifica, ma in questa gara davvero Gianluca Calcagni ha tirato fuori delle ottime prestazioni fin dall'inizio. E qui vediamo, e comunque hanno dato tutti un grande spettacolo di guida per Nicola Baldan, che abbiamo visto sfruttare al massimo ogni centimetro di pista di Cordolo e di dopo Cordolo, mentre Comandini giustamente esulta, bacia la vettura, grandissima davvero la prestazione di Comandini. Lì dietro, ecco, fermarsi gli altri due piloti che lo affiancheranno sul podio, appunto Nicola Baldan, che comunque va a prendere appunto il punteggio come se avesse vinto, perché Comandini è ospite ed è trasparente fino alla classifica, e Nicolo Mercatali che a sua volta si porta a casa la terza posizione. Qui vediamo Nicola Baldan appunto comprensibilmente soddisfatto della sua prestazione, del suo risultato, e abbiamo visto, ecco, giustamente Comandini lo vediamo esultare, è stato congratulato da Oriano Agostini, che questa mattina era qui con noi, Oriano Agostini di AC Sport. Qui vediamo soddisfattissimo Nicola Baldan, e aspettiamo di vedere anche Nicolò Mercatali, che pensiamo sarà comprensibilmente strasoddisfatto per questa bellissima prestazione. E qui, ecco, godiamo il panorama del Mugello, ed ecco andiamo a riepilogare. Quindi Comandini vince, Stefano Comandini davanti a Nicola Baldan, Nicolò Mercatali, Salvatore Tavano in quarta posizione, quinta posizione per Gianluca Calcagni, sesta per Francesca Linossi, settima per Ivan Tramontazzi, ottava per Gianluca Carboni, e poi a seguire Menapace, Fanari, Samuele Baldan, Nicola Lando, Maurizio Piatesi e Mario Piva. Ed ecco siamo pronti a seguire gli highlights con Calcagni che parte in testa e Mercatali al suo fianco si accoda in seconda posizione. Vediamo qui appunto che Mercatali all'inizio riesce a passare Calcagni, e poi il grandissimo sorpasso di Calcagni all'esterno da San Donato, e quindi si riporta in testa. E dietro vediamo la grande rimonta dall'ottava posizione alla partenza, per quello in virtù della vittoria in gara 1, di Nicola Baldan, che si tira dietro in questo caso
anche Francesca Linossi, e qui vediamo a sua volta la rimonta di Stefano Comandini, che è partito quinto, li passa uno alla volta fino a passare Gianluca Calcagni. E qui vediamo la bellissima lotta per la seconda posizione, che ha visto appunto coinvolti Calcagni, Nicola Baldan, Mercatali. In questo momento abbiamo visto il passaggio di Nicola Baldan su Mercatali, e qui l'imperioso sorpasso di Nicola Baldan anche su Gianluca Calcagni, e lì dietro la lotta anche spettacolarissima tra Salvatore Tavano e Francesca Linossi. E qui l'attacco finale con cui si è decisa la lotta per la terza posizione tra Mercatali e Calcagni. Poi Mercatali si porta dietro anche Tavano, quindi scivola in quinta Calcagni, mentre appunto lì davanti andava a prendere una nettissima vittoria l'ospite di questa gara di Mini Italia, vale a dire Stefano Comandini, che poi vediamo qui festeggiare. E siamo pronti sul palco. Vincitore Stefano Comandini. E ecco che Comandini riceve il trofeo per la vittoria, viene premiato anche il responsabile del team Dynamics, e mentre siamo pronti a seguire l'inno nazionale diamo appuntamento alla gara di Imola per il Mini Challenge 2013, sempre su Sport Italia.